Da alcune settimane all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela è presente una nuova colonna endoscopica che permette di individuare nell'ambito degli screening oncologici polipi e neoplasie. Attraverso un grande monitor vengono proiettate le immagini riprese da una telecamera durante il lungo esame diagnostico. L'attrezzatura sanitaria acquistata dall'ASP provinciale è di ultima generazione e in Sicilia ce ne sono pochissime. Mentre noi con l'endoscopia tradizionale vediamo solitamente in visione frontale 170 gradi, 180 gradi e per esplorare lateralmente dobbiamo fare una serie di manovre di ginnastica, con queste colonne che sono, con questi endoscopi che sono con tre telecamere, una frontale e due laterali, abbiamo un angolo di visione 130 gradi, il che ci permette di recuperare un 20% di polipi che non avremmo visto. Il polipo è una lesione precancerosa, per cui recuperiamo una parte di pazienti che poi a distanza di anni magari o al controllo successivo avremmo trovato un polipo. E siccome il polipo è una lesione precancerosa, prima la trovi, prima la levi e meglio è. Un albero di Natale al centro di Piazza Russello a Gela, realizzato utilizzando bottiglie di plastica, è l'iniziativa messa in campo dagli alunni della scuola primaria di Cantina Sociale. L'iniziativa scolastica fa parte del progetto Gela Ricicla, finanziato al comune di Gela dal CONAI, il consorzio per il recupero degli imballaggi. Per le attività previste fino alla prossima estate, a Gela sono stati assegnati quasi 35.000 euro. Il riciclo è possibile, perché con il riciclo, con un po' di fantasia, si può dare una nuova vita ai materiali. Il CONAI lo fa in forma industriale, modificando, riportando la materia prima, ma comunque molto del materiale che viene considerato rifiuto può essere riutilizzato per fare anche delle cose totalmente diverse, come un albero di Natale con delle bottiglie di plastica. Diciamo che la sensibilità e il rispetto della nostra terra sta entrando nelle coscienze di ognuno di noi, di qualsiasi età. I bambini sono più facili a essere coinvolti, ma devo dire che soprattutto l'esempio deve venire dai grandi. Dai grandi che una volta consolidato si trasformano in numeri, e infatti dobbiamo dire che abbiamo avuto un incremento quest'anno a due cifre per quanto riguarda la raccolta differenziata, e a fine anno di fatto siamo attestati al 50%. Questo progetto ha avuto una doppia valenza. Intanto l'Istituto Comprensivo da tempo fa questo tipo di percorsi di riciclo, di riutilizzo di materiali che magari andrebbero ad andare, insomma, per le strade, perché spesso noi non facciamo un uso corretto di quello che in realtà ci dice l'amministrazione. Dall'altra, in realtà, è stato creato un prodotto che sicuramente i gelesi da questa sera potranno ammirare, che esteticamente è molto bello. Non voglio dire che è un'opera d'arte, ma sicuramente è un modo originale, straordinario di riutilizzare ciò che magari i ragazzi sarebbero tendenzialmente portati a buttare, quando va bene, negli oggetti preposti per appunto il riciclo, quando va male purtroppo per strada, e spesso la città è sporca anche per volontà di noi stessi cittadini. Nel corso di questo anno scolastico saranno attivati progetti denominati Raccontiamo il riciclo e Differenziando si impara. A breve ci sarà l'emissione del calendario 2017, dove un mese sarà dedicato a Gela e ai risultati raggiunti alla raccolta differenziata, quindi tutta una serie di iniziative per disseminare informazione sulla raccolta differenziata per un territorio più pulito e più sano. Un presepe vivente allestito con una dovizia di particolari, nulla è stato lasciato al caso. È stato un appuntamento fortemente sentito e vissuto quello che si è registrato nei locali della sede centrale del circolo didattico Gela 1, l'Istituto Antonietta Aldisio di via Feace, diretto da Gioacchino Pellitteri. L'entusiasmo era tangibile sui volti degli alunni. Contentissimi i docenti. Non è una manifestazione qualsiasi, è un presepe vivente ed è la sintesi di tutto il lavoro che le insegnanti, gli insegnanti hanno fatto nel mese di dicembre. È un modo sia per festeggiare il momento religioso, sia per far vedere e rappresentare e far fare concretamente agli alunni gli antichi mestieri che
sono tipici del presepe vivente, che erano tipici della civiltà agricola. È un bel momento in cui si sta insieme, la scuola diventa comunità sotto il segno della religione cattolica. Nel far rivivere ai ragazzi i veri valori e anche il lavoro d'un tempo, è un modo educativo per far comprendere che la vita va rivissuta nuovamente, acquistando e rivedendo i veri valori, e nel modo di socializzarci con gli altri e anche nel modo di portare a frutto, seppur cristiani, il frutto del valore della solidarietà, il valore della comprensione e il valore anche del rispetto reciproco. A scuola è importante portare avanti questi valori, non soltanto dal punto di vista educativo, quindi culturale, ma anche dal punto di vista religioso, dal punto di vista umano, educare le nuove generazioni al senso civico, al senso culturale, all'apprezzare la vita con tutti i pro e i contro, ma essere dono. I bambini hanno bisogno di vivere questo momento, soprattutto adesso che nel mondo c'è tanta violenza, c'è tanta guerra, ci sono troppi messaggi negativi, quindi questa è alla base, diciamo, del nostro insegnamento, il volersi bene, e il collaborare e avere cura anche degli altri, del più debole. A volte ritornano, Gela in età arcaica, un titolo emblematico per il rientro di 18 reperti archeologici che da ieri si trovano al Museo Archeologico Regionale. Forte commozione da parte degli intervenuti all'inaugurazione. C'erano tutti, dall'amministrazione comunale alle associazioni culturali, dai club service alle aziende private, dagli studenti del liceo classico Eschilo ai professionisti. I reperti, tra cui statuette votive e vasellame, si trovavano a Caltanissetta dal giorno dopo la loro scoperta avvenuta in città. È arrivato il padrone di casa, che il padrone di casa è la statua che è sulla mia destra, che è veramente lui il padrone di casa, che era l'Atena, se si immagina, o quantomeno la statua del Tempio. Quindi lui è stato il protagonista per tanti secoli, che nel momento in cui è stato trovato è andato via, ma ora speriamo che rimarrà qua, almeno convidandolo dell'istituzione, rimarrà qua per sempre e ci farà compagnia, anzi, proprio nell'immaginario, considerando che potrebbe essere Atena, che ci darà una mano d'aiuto nel difendere, sia a difesa con il suo scudo, ma anche all'occorrenza anche lanciare qualche attacco con la propria lancia. Direttore, perché a volte ritornano? È stato scelto questo titolo perché ha un doppio significato. Il primo è quello semplice, proprio a volte ritorno dei reperti che sono andate via e a volte col tempo possono ritornare. Ma sfruttando proprio questa frase e aver letto il libro di Stephen King, il primo volume, che proprio a volte ritornano, che è riferito a volte ritorno alle paure. Il libro descrive dei mostri che di tanto in tanto tornano e i bambini la notte non dormivano. E a volte ritornano, per noi è quello di essere cresciuti con questa paura che, a partire dal momento in cui è venuto il petrolchimico, che ci ha tolto qualcosa di ogni giorno, no? La nostra identità. Io bambino, per esempio, ricordo una Gela diversa di quella che ho ora e quindi mi sento un po' tolto da quella che era la mia Gela, no? E poi qualcosa ci ha tolto la città, l'urbanistica, i palazzinari, i tombarole, ma a volte anche le istituzioni hanno fatto la loro. E quindi a volte il ritorno diventa anche un monito per tutta questa collettività che ha fatto molto perché questi pezzi si siano qua dentro. E quindi è come dire, stiamo attenti, dobbiamo essere più agguerriti più di prima per difendere quello che noi abbiamo e di conquistare quello che ci hanno ancora tolto. A piccoli passi il Museo Archeologico Regionale di Gela torna a risplendere con degli oggetti preziosissimi che ci raccontano un passato glorioso. Un passo sulla direzione giusta. Fra poco partiranno i lavori per ingrandire il Museo di Gela e poi ricordo che ci sono reperti a Siracusa e Agrigento che forse hanno la voglia di ritornare a casa. Assessore, quali sono i progetti per il futuro, per questa città?
Ma guardi, per la questione reperti, noi fin dal settembre del 2015 che abbiamo contatti con la Regione perché ritornino i reperti da noi. Abbiamo avuto incontri con il dottor Pennino, co-dirigente ai beni culturali della Regione. Stiamo contrattando con dei legali per il recupero di altri reperti. È un lavoro non breve comunque, un lavoro da fare con molta parsimonia, senza troppo cancan, perché anche la prudenza è importante perché poi i reperti arrivino veramente, al di là poi del piacere della promozione, del far sapere alla città, però il lavoro importante è quello che si fa dietro con calma ma con determinazione. L'archeologia è il suo mestiere ma anche la sua grande passione. In questo momento che cosa è tornato a casa? Allora, come hai detto prima te, piccoli passi, pochi frammenti, 18 frammenti per la precisione, che però sono la minima parte di una realtà molto più ampia. Gela ormai da 150 anni, ecco, grida la restituzione di molti pezzi che hanno preso la via dell'esilio, chiamiamo così. Però la mostra di questa sera, ecco, è un chiaro esempio, ecco, un esempio di una volontà forte, ferrea, di dover recuperare parte del retaggio che purtroppo, ecco, buona parte è perduta, è fuori Gela. A volte ritornano, ecco, diciamo che è tutto materiale che già è comunque edito. Il torso è stato già esposto nel 2004 a Pignatelli per la mostra tattica, però ecco, i tempi sono maturi, ecco, per poter recuperare, ecco, i pezzi che sono stati scavati a Gela e che a Gela in fin dei conti dovrebbero tornare. Bisogna istituire il tavolo permanente per monitorare gli interventi inseriti nel patto per il Sud e affinché le compensazioni ENI inserite nel protocollo d'intesa con il MISE, Regione ed ENI, possano essere spese con più celerità e con la massima trasparenza e diligenza. L'ennesima richiesta al presidente del Consiglio Comunale di Gela, Alessandro Ascia, giunge dai consiglieri comunali di Reset 4.0, Luigi Di Dio e Francesca Caruso. Finora, dicono, nonostante numerose sollecitazioni, è stato fatto nulla. 15 novembre è stato approvato a delibera del Consiglio Comunale di istituire un tavolo urgente e permanente. Ad oggi il Presidente del Consiglio non ha riunito nemmeno i capogruppi su questa proposta e noi ci teniamo a pungolare questa proposta perché la riteniamo importantissima per la nostra città. È un'opportunità che la città non può permettersi di perdere e noi quindi siamo lì con la nostra attenzione a pungolare l'amministrazione comunale e la Presidente del Consiglio Comunale. Il tavolo permanente non è soltanto sulla raffineria, ma è su tutta la progettazione di riconversione, sulle opere del Patto della Sicilia e anche sulle compensazioni minerarie che oggi sono perse nei meandri della Regione. Alcuni giorni addietro il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, ha riferito che a gennaio partiranno i cantieri a Gela inseriti nel Patto per la Sicilia. Si tratta di 27 progetti per una cifra che ammonta intorno ai 60 milioni di euro. L'assessore ai lavori pubblici ci ha detto che alcuni cantieri inizieranno già da gennaio. Noi siamo fiduciosi e infatti il nostro tavolo da istituire è importantissimo proprio per capire la veridicità di queste cose. Noi siamo fortemente convinti che il Consiglio Comunale deve avere un ruolo importante insieme a tutti gli altri gruppi per programmare quella che è la nostra città. Cosa vuole fare da grande la nostra città? Noi lo vogliamo fare con forza, ma evidentemente sia il Presidente del Consiglio comunale, forse perché gli sarà tirata la giacca da Partito Democratico perché vuole fare brutta figura a questa amministrazione o a Presidente Crocetta, noi non riusciamo a capirlo, la lentezza di istituire questo tavolo, non lo riusciamo a capire. C'è una grave crisi e se non la si combatte immediatamente con l'apertura di tutti i cantieri possibili, sia delle compensazioni ENI, sia per il patto per la Sicilia, sia con le compensazioni minerarie, sarà difficile uscirne fuori. Fai la cosa giusta. Differenzia i rifiuti. Mantieni il decoro urbano della nostra città.
oggi lunedì dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico, nastro adesivo, penne, carta carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelle, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli elettrici e non, cassette audio e video, floppy disk, CD, DVD, spugne sintetiche e stracci sporchi, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolveri, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o in colorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Chiedono un centro con personale specializzato che sia di supporto alle famiglie sia per la diagnosi precoce che per il trattamento intensivo. È la richiesta delle famiglie gelesi che hanno compilato il questionario fornito in città dalle associazioni Oltre il Muro e il Labirinto di Carta per la conoscenza dei bisogni dei soggetti con autismo. I questionari presentati da Marica Cascino ed Angela Tandurella sono stati compilati in forma anonima da 116 famiglie. Di questi 17 sono risultati non valutati. 33 compilati da famiglie con figli di sesso femminile e 66 con figli di sesso maschile. Quando il genitore fa una richiesta nei centri pubblici deve appunto aspettare delle lunghe file di attesa. Emerge dai questionari che i genitori che scelgono un trattamento pubblico che non lo intraprendono, la causa è proprio a causa di queste code, mentre di questa attesa, mentre chi non sceglie il trattamento privato è a causa appunto per una questione diciamo economica. Per quanto riguarda invece la scuola, il 60% dichiara di avere delle difficoltà in quello che è l'inserimento scolastico e anche nella gestione del bambino nelle scuole, mentre il 66% dichiara, delle famiglie ovviamente dichiara di non sapere come impegnare il tempo libero del bambino, quindi cosa far fare ai bambini durante le attività extrascolastiche. Abbiamo lasciato un grande spazio alla prospettiva dei genitori e per cui tanti sono stati suggerimenti portati avanti, dal potenziamento di strutture già presenti nel territorio alla garanzia di interventi scientificamente validati basati sull'evidenza, quali per esempio le BA, l'analisi del comportamento applicato, o ancora la formazione continua delle insegnanti curriculari e di sostegno, o ancora sportelli di ascolto, parent training per le famiglie. E soprattutto un dato molto importante che ci ha un po' toccato è stato proprio il sostegno ai fratelli e dei ragazzi con autismo. I dati emersi sono stati consegnati all'amministrazione comunale. L'assessore Licia Bela, chiedendo il coinvolgimento di tutte le associazioni, ha annunciato la richiesta nei confronti delle istituzioni regionali e nazionali di maggiori servizi in tema di assistenza, sostegno scolastico ed inserimento occupazionale a Gela. Emergono dei dati che sicuramente vanno confrontati insieme alle altre associazioni che si occupano di autismo all'interno del territorio gelese. È chiaro che poi ci riproponiamo di, oltre a confrontarli con loro, anche chiamare tutti coloro i quali sono gli attori principali del coinvolgimento delle famiglie che al loro interno hanno ragazzi affetti da autismo, e quindi in questo modo cercare di creare un documento che possa essere unico, che possa essere di sollecito sia nei tavoli ministeriali che ovviamente anche in tavoli regionali. Quindi cercare di sollecitare per fare in modo che Gela possa diventare sicuramente un luogo di, magari perché no, di eccellenza all'interno del territorio nazionale. Solenne messa natalizia alla presenza di tutti gli operatori dell'AIAS di Gela e del direttivo che si appresta a concludere la celebrazione dei 40 anni di attività. Appuntamento oggi al Pala Livatino. La celebrazione eucaristica è stata officiata da Don Lino di Dio. La cosa più bella che questo Natale ci ha regalato, che l'amministrazione comunale finalmente ha fatto uscire il progetto ambitissimo, il progetto che è da anni cerchiamo di portare avanti, e finalmente il dopo di noi sarà una realtà, non sarà più un sogno, sarà, come ho detto prima poco fa, la casa dei nostri ragazzi, dei nostri assistiti che sono cresciuti all'AIAS e rimarranno nell'ambito dove sono sempre stati. Una volta che i genitori non ci saranno più, loro non dovranno andare in nessun posto, ma rimarranno sempre nell'ambito dell'AIAS, perché qua stesso
a Tigualaia se ci sarà il dopo di noi. È il secondo anno che noi facciamo questo pranzo per questi amici che ci onorano a venire a pranzare con noi. Sono stati serviti da noi, dalle signore che sono venute, e penso di farne non uno ma più pranzi, perché la nostra casa è la loro casa. Il vice sindaco del comune di Gela, Simone Siciliano. Questi ragazzi, diciamo, hanno la difficoltà di avere un dopo di noi, e quindi la presenza dell'AES sul territorio, diciamo, garantisce anche, diciamo, dopo che le famiglie non sono più nelle condizioni di tutelare questi ragazzi, di avere una casa comune dove in comunione possono continuare a crescere, a vivere la loro vita, diciamo, con tutti i benefit che questa associazione può garantirgli. Spesso le amministrazioni in generale, quindi senza riferimento alcuno, diciamo, lasciano delle lacune per incapacità gestionale, perché, ecco, le risorse finanziarie trasferite dal governo nazionale e dalle regioni sono sempre minori, e quindi si fa fatica a poter garantire servizi essenziali alla cittadinanza, soprattutto per i più deboli. Questo risultato ottenuto è un risultato importante, perché permetterà, ecco, ad un'associazione che ha sempre lavorato sul territorio nell'ambito dei ragazzi con particolari disabilità, di potergli garantire un futuro sano, così come ogni ragazzo merita sulla città di Gela, così come in un altro posto al mondo. È nato nel 1960 e in 56 anni ha formato oltre 15.000 giovani con in tasca una qualifica che ha permesso loro, nella maggior parte dei casi, di inserirsi nel mondo del lavoro. Tubisti, saldatori, meccanici, parrucchieri ed estetisti, ma anche addetti alla ristorazione e programmatori informatici. È il mondo dei Salesiani, è il centro di formazione voluto da Don Bosco al villaggio Aldisio, una vera e propria eccellenza fatta di professionalità e competenza. E adesso, con l'anno nuovo alle porte, ripartono i corsi triennali per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Un regalo di Natale tanto atteso. Ci sono ragazzi che hanno finito l'anno precedente nel 2014 e nel 2017 riprenderanno la scuola. Questo è purtroppo uno dei fatti che esprime in maniera icastica, si potrebbe dire, qual è la realtà del funzionamento delle nostre istituzioni. Però nonostante questo, ecco, noi salesiani, proprio perché ci crediamo, soprattutto crediamo a quello che è la mission nostra salesiana, quella di essere educatori, di essere vicini ai ragazzi, di poterli accompagnare a che, come diceva Don Bosco, siano onesti cittadini e buoni cristiani, abbiamo cercato di tenere duro, abbiamo insistito, e finalmente speriamo che questo possa essere portato a compimento almeno per questi ragazzi, e questo ce lo auguriamo anche per gli altri, perché non possiamo partire a settembre un primo anno e per i secondi e terzi anni dobbiamo aspettare chissà che cosa. È già il secondo anno che capita la stessa cosa. Si è partito nel 15, ai primi di settembre per il primo anno, secondo e terzi anni muti, stanno partendo adesso. Siamo partiti nel 2016 a settembre per i primi anni, secondo e terzi anni stanno partendo adesso. Ecco, io spero che questo non sia un andazzo ordinario nelle nostre istituzioni, ma che ci si sappia riprendere. Ecco, anche questo periodo che stiamo vivendo, il periodo del Natale, certo per i ragazzi è stata una lieta notizia, come quella del Natale, che finalmente riprendono la scuola. Però io spero che questa lieta notizia può essere vissuta nel clima natalizio, non nell'attesa di riprendere la scuola, e che la scuola la possano riprendere ordinariamente. Il CNOSFAP accoglie tantissimi giovani, togliendoli dalla strada, strappandoli alla malavita e al lavoro nero. Sì, è proprio questo il problema. C'è tanti ragazzi che in questi anni bighellonano. Che cosa fanno? È la preoccupazione prima dei genitori e la preoccupazione nostra. Invece dar loro l'opportunità, tramite un lavoro, di inserirsi già nel mondo del lavoro, evita questo pericolo per la società, per loro stessi, perché i ragazzi crescano bene, sia umanamente, come dicevo, come anche cristianamente, per le preoccupazioni nostre che abbiamo nell'educazione integrale, completa del ragazzo.